Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia. L'Italia è in cima alla lista per la macellazione dei cavalli. L'Italia è la prima nazione in Europa per numero di cavalli macellati, 25.000 ogni anno, e per quantità di carne di cavallo importata dall'estero. E quasi la metà di questi animali arriva nel nostro paese attraverso viaggi infernali, dalla Polonia, dalla Francia o dalla Spagna. Da un'indagine di Animal Equality, i cavalli vengono trattati come oggetti in tutte le fasi della loro vita, fino all'atroce momento della macellazione. Per partecipare alla petizione per fermare questo massacro, animalequality.it. Un altro orso rinvenuto morto oggi sul Monte Peller in Trentino. È il terzo in un breve lasso di tempo, dopo il cucciolo rinvenuto il 21 aprile. La LEAL, Lega Antivivisezionista, afferma: decessi che per frequenza e per i noti fatti che hanno dal 5 aprile coinvolto la popolazione degli orsi del Trentino richiedono un'indagine approfondita sulle cause che comportano la morte degli animali. È necessario verificare le ragioni dei decessi degli animali, anche per verificare un'eventuale connessione degli stessi con la vicenda JJ4. Troppe morti in troppo poco tempo ingenerano dubbi, sostiene l'ufficio legale della LEAL. Ultima Pet Food, nuova donazione ad EMPA da destinare all'emergenza alluvioni. In questi giorni la regione dell'Emilia-Romagna è stata colpita duramente da alluvioni e frane senza precedenti. Tra le vittime di questo disastro ci sono sicuramente gli animali, che sono riusciti a mettersi in salvo ma che sono affamati o smarriti. Per questo motivo Ultima Pet Food, la marca di alimentazione per gatti e cani, ha voluto ancora una volta essere a fianco di EMPA per offrire sostegno ai volontari che in queste ore stanno mettendo in salvo tanti cani e gatti con una donazione di oltre 50.000 pasti da destinare ai canili e ai gattili del territorio, che stanno accogliendo gli animali smarriti e pet di persone rimaste momentaneamente senza casa. 5 tartarughe marine sono state brutalmente uccise negli ultimi 3 mesi nell'area portuale di Barletta. Le pinne legate a grosse pietre, l'ultima tartaruga rinvenuta qualche giorno fa le aveva addirittura legate a un disco di un freno di un'auto. Sono morte annegate perché non hanno più la forza di tornare in superficie a respirare. Un crimine di natura, i cui colpevoli sono da individuare tra chi pesca utilizzando reti da posta, un attrezzo da pesca professionale costituito da una rete disposta verticalmente e spesso molto lunga che viene lasciata in mare all'imbocco del porto di Barletta. La denuncia arriva dal Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfetta, www.wwf.it. La trasmissione televisiva SOS Gaia è il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. SOS Gaia, il pianeta vivo, è una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità, con tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Tutte le puntate sono visibili sulla pagina Facebook SOS Gaia TV oppure al sito di SOS Gaia. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.